Ciao ragazzi, eccolo qua, eccolo arrivato, il Sir Marcus Miller Fretless. Alcuni di voi mi hanno chiesto una recensione e io inizio a farvi sentire un po' di suoni. Vi faccio solo notare che il basso è molto bello, devo dire. Per il prezzo che ha, ha un suono davvero molto valido. Ha delle possibilità sonore incredibili grazie a questa elettronica che è molto pompata e soprattutto offre veramente un sacco di possibilità diverse sonore. La tastiera è molto scorrevole, rapida. Allora, vi faccio sentire subito un po' di suoni. Questo che avete sentito adesso utilizza tutti e due i pick-up. Allora, innanzitutto, vediamo. Ha molti pomelli. Secondo me, anche troppi. In effetti, comunque, ognuno fa il suo lavoro. Ci ho messo un pochettino a capire come farli andare e come miscelarli, ma penso alla fine di essere riuscito abbastanza bene a capire quello che serve a me. Innanzitutto, questo qua sopra è il volume spento, acceso. Okay. Adesso questo sotto, perché è un doppio pomello, quello sotto grosso è il tono. In linea di massima, così è un tono aperto. Con il tono chiuso tutto diventa meno miagolante, quindi per chi non ama particolarmente il miagolio sul fretless, tenendo il tono chiuso, sicuramente questa cosa viene enfatizzata molto di meno. Una premessa, le corde sono che sono già arrivate con il basso, queste qua. Devo dire molto molto valide, al tatto veramente piacevoli, e il basso si presenta subito bello miagolante come piace a me. Non ho ottenuto questa cosa con tutti i bassi fretless e con tutte le corde lisce, con queste sì. Allora, dicevamo, volume, tono, poi io adesso lo tengo aperto. Questa qua è la selezione del pick-up, quindi in centro, tutti e due pick-up. Pick-up al ponte. Pick-up al manico. Davvero molto valido questo pick-up al manico. Tra i due trovo che suoni di più questo rispetto a quello al ponte.